Signore e signori, buon pomeriggio, benvenuti non a casa mia, ma qui in comune di Monbaroccio, nei boschi che circondano il santuario francescano dedicato al Beato Sante Brancorsini. Il Beato Sante, un santuario molto popolare qua in zona, un santuario che durante la Seconda Guerra Mondiale fu usato come osservatorio da parte dei tedeschi e come rifugio da parte della popolazione civile sfollata. Il punto in cui mi trovo è il cosiddetto trincerone, un fossato anticarro scavato dai tedeschi nel 1944, anzi per la precisione fatto scavare dai tedeschi nel 1944. Si tratta di un'opera impressionante, sono circa, ne rimane un tratto di circa 50 metri più o meno, largo fino a 4 metri e profondo fino a 3,5 metri. Si tratta di un'opera a dir poco impressionante. Guardate un po' qua, eccola qui, spero che si veda. Questo è il tratto che dà verso il mare, qua dietro le mie spalle, e qua in quest'altra, ecco qua, come vedete, questo è il tratto che porta verso nord, verso la Valle del Foglia. Si tratta di una sorta di questo trincerone è ha una forma a U, lungo circa 50 metri, ripeto, che doveva servire come fossato anticarro e come trincea, come appostamento, come postazione per un'eventuale azione di retroguardia. Questa che vedete qui ora è la parte, diciamo, non finita, più stretta, meno profonda, perché non si fece in tempo a completarla. Si tratta di un'opera oggettivamente impressionante che, a distanza di 75 anni dai fatti, è una delle testimonianze rimaste più visibili del passaggio del fronte qua in zona. Un'opera, ripeto, scavata, mi pare di ricordare, in circa 10 giorni dai contadini locali sotto la direzione dei tedeschi. Niente di che, cioè, come vedete qua la postazione si fa più stretta, il trincerone si fa più stretto, non è finito, e di qua, eccolo qui, la zona più larga, quella che avrebbe dovuto essere tutto così. Qua sopra ci dovevano essere alcune postazioni di mitragliatrici e mortai, e doveva servire, ripeto, come postazione di retroguardia, perché, ripeto, la vera linea d'arresto sarebbe stata nella Valle del Foglia, circa 20 km più a nord di qui. Ecco qua, questo, adesso vi faccio vedere, questo è una visione d'insieme, il trincerone, eccolo qua, e questa è la parte che dà verso il mare. Come vedete, si tratta di un'opera tuttora impressionante, di uno scavo gigantesco fatto tutto a forza di braccia da contadini del luogo che i tedeschi avevano radunato per fare questo lavoro. Insomma, un piccolo esempio del passaggio della guerra, un piccolo, ripeto, uno dei pochi segni tangibili rimasti in questa zona di quello che fu il passaggio del fronte. Ecco, notate bene, qua si dovrebbe vedere ancora la postazione, la curva. Laggiù in fondo c'è il, a circa 25 km qui c'è il mare, la città di Fano, e questo è, ripeto, ancora guardate qua si vede proprio il vallone, il trincerone scavato dai tedeschi nel 1944. Insomma, cari signori, un altro dei miei purtroppo rari video outdoor. Mi piacerebbe farne di più, ma come dire, non ho molto tempo, ho da fare, ho una vita, cioè, mi scuserete se sentite anche il fiatone, perché qui non sembra, ma il terreno è parecchio ripido. Insomma, si tratta di una, ripeto, di uno dei pochi segni tangibili rimasti del passaggio del fronte in queste zone, perché tante case sono state restaurate,
le case restaurate sono state ricostruite, ripeto, i segni, i cratere delle bombe.